Rieccoci qua, con Taia del Crimson Eclipse. L'ultimo episodio ci sono stati c'è stato un colpo di scena dietro l'altro e adesso non so. Non so, cioè, boh, adesso c'è Seth. Sono passati 7 mesi, mi pare. Nel gioco, ovviamente. Nel gioco sono passati 7 mesi dall'episodio precedente, da quando Seth è scappato da Mistia perché l'hanno accusato di aver ucciso l'imperatore. Scusa, sì, l'imperatore. E adesso Seth è cambiato completamente. Che cavolo è successo in questi mesi? In questo c'è sta missione sul treno, dobbiamo capire cosa fare. Aspetta, Seth, hanno postato delle Vanguard anche fuori. È assurdo, maledizione. Ricorda di attivare il Falcon Eye. In questo modo potrai scansionare le sentinelle e visualizzare il loro campo visivo. Lo farò, non preoccuparti. Mentre fuga da Mistia, Seth ha perso il suo occhio sinistro. Ce ne siamo accorti. Ora esso è stato rimpiazzato dal tecnologico Falcon Eye. Quando compare la scritta dicitura Falcon Eye nella parte in alto a destra dello schermo, significa che nella zona ci sono nemici che ti stanno dando la caccia. Le caselle verdi delimitano il campo visivo della sentinella. Se entri in una di esse verrai scoperto e dovrai combattere contro le guardie. A fine missione riceverai una ricompensa in base al numero di volte che ti sei fatto scoprire. Mi ricorda molto Final Fantasy VIII. In questo caso la missione deve essere eseguita forzatamente in maniera furtiva, perciò quando vieni scoperto non inizierà una battaglia ma verrà riportato al punto di partenza. Ok, cappuccio che magari ci vedono meno. Perché ci fa saltare? Possiamo andare giù? Ok. Però c'era un frammento di Gaia qua. Ma mi sa che... Cioè, lo prendiamo se usciamo da quella porta lì. E quindi dobbiamo fare il giro da dentro. E quello scrigno? Da di là. Vabbè. Seth, ricordati di evitare di farti vedere in volto. Le Vanguard potrebbero riconoscerti nonostante il tuo cambio di look. È bene tenere a mente che farsi vedere in volto non è sempre la cosa migliore da fare quando si è ricercati. Indossando il cappuccio potrai far sì che alcune guardie non ti notino e che la loro attenzione non si fissi su di te. Altre invece si insospettiranno e il loro campo visivo aumenterà. Il Falcon Eye può scoprire quale sentinella si insospettirà o no. Il tuo scanner evidenzierà il tipo di guardia associato con colore diverso ad ognuna di esse. Le guardie normali hanno il campo visivo colorato di verde, la loro visuale non è influenzata dal tuo abito. Le guardie sospettose, che aumentano il campo visivo quando indossi il cappuccio, sono caratterizzate dal colore arancione. Le guardie che diminuiscono il campo visivo quando indossi il cappuccio sono caratterizzate dal colore viola. Quindi in questo caso devo togliermi il cappuccio. Ah, comunque ci passo. No, non riesco a passare. Non riesco a passare solo il cappuccio perché mi toccherebbe passare lì. Di qua non vado però. È un po' un puzzle. E se io parlo alla gente? Salve, ci siamo già visti da qualche parte? Ah, ok. Pensano sia un passeggero normale. Quello verde non ha influenzato, ok. Finché sono statici così e non si muovono ancora va bene. Stiamo viaggiando a una velocità del poco letale. Sì. Seth, la porta del prossimo vagone è bloccata elettronicamente. Prova ad usare il terminale alla tua sinistra. Serve una scheda d'accesso, devo trovarla. Vanguard, solo attenti! La magna Vanguard è qui. Oh. Riposo. Com'è la situazione qui? Tutto regolare, spero. Sì, signore. Spostatevi verso il secondo vagone, quello blindato. Lasciate stare i passeggeri, vogliono solo godersi il viaggio. Sì, signore. Sì, esatto, lasciateci stare. Vi porgo i miei saluti e quelli dell'imperatrice Soiran. Soiran. Voi dovete essere Valiant, la Magna Vanguard di Rael, dico bene? In persona. Mi dispiace di non aver avuto l'occasione di accogliervi come si deve sull'Ori tra i millenni. Sono desolato. Figuratevi, non c'è alcun problema. Mi chiamo Keva Morres, sono il comandante dei Cavalieri Sacri e responsabile della prigione di Borgol. Piacere di fare la vostra conoscenza, io sono Valiant Yolne. Dunque siete voi responsabili della prigione? Esatto. Bene, allora se volete posso portarvi al vagone blindato e farvi vedere i tre prigionieri. Era la mia intenzione dirigermi là. Ci sono già alcuni miei uomini a guardia dei prigionieri. Non ero stato informato di questo, ma non ci sono problemi. Spero che il viaggio in treno sia di vostro gradimento. Certamente. Sicuramente è più confortevole del viaggio di andata via mare. Prego, da questa parte. Ah, comandante Morris, prima che me ne dimentichi. Se solo vi azzardate a consegnare i miei prigionieri, serpenti vermiglio, potrei non rispondere delle mie azioni, intesi?
Non so di cosa state parlando, generale Yolne. Già, non lo sapete. Prego, seguitemi. Sembra che la situazione sia peggiorata un po' nell'impero. Vabbè, da quando è Magna Vanguard Valiant è diventato molto più losco. O forse solo colpa del trattamento a base di Orialcon che ha ricevuto negli ultimi 7 mesi. L'ho detto io che gli avevo messo l'Orialcon. Seth, non perdere tempo. Cerca la scheda per entrare nel prossimo vagone. Cerca dappertutto. Le Vanguards devono avere per forza una scheda di accesso per gli altri vagoni del treno. Cercherò nell'ultimo vagone. Ok, se lo dici tu. Ah, adesso possiamo andare di qua. Yep. E sti tizi? Non mi vedono. I cavalieri sacri si dividono in due categorie. I Cobalt e gli Amaranth. I primi sono i cavalieri generici. Gli altri sono l'elite dei cavalieri e sono coloro che comandano. Ci sono anche gli altri cavalieri, detti Golden, che fungono da scorta personale dell'imperatrice. Sì, tipo le Vanguards, insomma. Un giorno salirò di rango e entrerò a far parte dei cavalieri Amaranth. Sì, come le High Vanguards e le Magna Vanguard, insomma, stessa roba ma con nomi diversi. Bomba per tre. Uomo, non dice niente. Mio padre sta sempre in silenzio. Sì, decisamente. Diamogli fastidio. Vediamo cosa fa. Non ho ancora imparato a borseggiare come Ferion, ma questa Vanguard è talmente impegnata a fissare il panorama che non sarà difficile rubarle la scheda magnetica per il vagone successivo. Scheda retrain. Fantastico, non è che mi sgama adesso, no? Ok. Lanciata fuggi, da un po' di... Ma un po' di oggetti, non mi serve. Se usciamo di qua, troviamo il... Yes! Frammento di Gaia. Ok, proviamo ad andare nell'altro vagone, allora. Senti, la porta di adesso... Ah, ok. Va bene, Helvet, calma. Andata. Ok, passiamo di qua. Volendo sì. E se noi andassimo prima di qua? C'era un icona assalto. Hop. E torniamo dietro di qua, c'era uno scrigno. Io non mi dimentico mai di niente. O quasi. In realtà ci sono dei scrigni che ho lasciato indietro. Perché sto seguendo la guida anche. Ufficiale. Quando faccio una parte poi guardo la guida se c'è qualcosa che ho lasciato indietro. E cioè, sono dei posti dove ho lasciato degli scrigni. Ok. Schegge curative. Bene, e adesso? E adesso niente, vado giù di qua. Vediamo se c'è un altro modo per proseguire. Hop. Ah, basta risultati. Trovato 0 volte, grado A. Grazie. Però, 6.000 delta, non male. Helvet, abbiamo un problema. Lo vedo, lo vedo. Sia l'interno che l'esterno del treno sono ben sorvegliati dalle Vanguards. Lo vediamo in infinito, Ferion. Con il suo aiuto forse potrei sbarazzarmi delle guardie senza che si accorgano di noi. Non riesco a contattarlo via radio, spero non gli sia successo niente. Cercherò una via alternativa. Tieni duro, a breve saremo lì anche io e Grant, a tra poco. L'unica cosa che mi lascia stupito è che il treno sta viaggiando a 400 km/h e loro camminano tranquilli sul tetto come se niente fosse. Ciao! Però non mi possono vedere anche se sono a mezzo metro. Giù. Qua non c'è niente. Non è che si può più aprire sta roba. Sembra tipo un condotto di ventilazione. Non è che si può aprire, no, eh. No. Sono spariti tutti. Vabbè. Ciao. Ehi tu. Che c'è? Questo vagone è riservato alle Vanguards. Come hai fatto a entrare? Aia. Un momento, ma tu... Pare questo il momento di entrare in scena. Ferion. Sì. Non ti è piaciuto? Da quanto tempo sei su questo treno, Ferion? Circa da quando sei arrivato tu. E perché non hai avvertito me ed Helvet? Non saprei. Per il bene della teatralità? Aiutami a nascondere questo disgraziato e togliti quell'armatura. Ti ricordo che siamo qui per un motivo ben preciso e non per fare i fenomeni da baraccone. Calmati, Seth. Tireremo fuori Rudra, Nadia e Galian. Già. Presto, muoviamoci. Sì, riprendiamoci i nostri compagni di squadra. Fermi in squadra adesso.
Sì. Sempre scarso come l'abbiamo lasciato. Ma sai, è salito di 3 livelli o sbaglio dall'ultima volta? Più o meno. A proposito, adesso vediamo un po' le abilità di Ferion, adesso che l'abbiamo sbloccato, no? Apprendi. A proposito del dominio, come siamo messi? Rigenerazione all'1, ok. Analisi. Poi c'è anticarro, infligge danni elevati danni ai golem. Ingenti danni, danni letali ai golem. Scusate. Bomba tossica, infligge danni parassiti più perdita, parassiti aberrazioni più perdita. Direi che se gli appigli abbiamo, impararli almeno all'1. Poi che altro abbiamo? Analisi. Abbiamo mostra, livello 2 mostra HP e tipologia del nemico. Al 3 HP, tipologia e debolezza del nemico. Mi piace. Fumogeno, causa stato e sfocatura, causa sfocatura e sconforto. Quanto costa il tiro? 800. E questo costa... Peccato, se no l'avrei fatto subito. Costa tutto troppo. Dai, va bene così. Lui ha quest'arma qui. Possiamo potenziarla per caso? Non abbiamo sufficienti materiali. Ok, ciao. Direi che abbiamo visto tutto. L'equipaggiamento potevamo già modificarglielo. Qualcosa che aumenta la difesa? No, Va bene, proseguiamo allora. Non riesco a capacitarmene. Sarebbero questi gli assassini di Levi Zoa? Un vecchio Bardan, una ragazzina e l'ex Magna Marine? Verde Gris non è accusato dell'assassinio dell'imperatore. E allora cosa ha a che fare con tutta questa storia? Non hai letto il rapporto? Sua figlia era complice di Sheridan. È stata abbattuta dalle Vanguards. Gallian ha preso completamente il controllo dopo la scoperta della morte di sua figlia ed ha attaccato e ferito 15 Vanguards. Per fortuna nessuno è rimasto ucciso. Il nuovo imperatore ha fatto imprigionare anche lui. Accidenti, è una vera e propria macchina da guerra. C'è un motivo a essere stato per tanti anni la Magna Marine. Che ironia, hanno messo anche te su questo treno? Fa silenzio, criminale. E lei chi è? Vi conoscete? Tu eri una Vanguard, non me lo ricordavo. Deve essere davvero difficile per te vedere uno dei tuoi ex colleghi dietro le sbarre. Inoltre è stato Seth Sheridan ad assassinare Levi Zoa. Eravate nella stessa squadra quando erano i Vanguard, vero Martia? A lei è Martia? Ora il mio posto è nei Cavalieri Sacri. Sono passati anni da quando lavoravo per l'impero di Levi Zoa. Eccoci arrivati, questo è il vagone dei prigionieri. Generale Yolne, non ci vediamo da tempo ormai. Oh, signorina Chesterfield. Le circostanze non sono delle migliori, ma è davvero un piacere rivederla. Anche per me. Congratulazioni per la vostra promozione. Grazie. Non trovate che sia crudele assegnare un incarico del genere ad un ex membro della squadra di Sheridan, comandante Morris? Marty è un elemento di poco formidabile, e questa è una missione molto importante. Ho grandi progetti per il caporale Chesterfield. Questo incarico l'aiuterà a farsi notare dall'imperatrice. Cercherò di farla diventare un cavaliere Amaranth il più presto possibile. Sarà sicuramente all'altezza del compito, questo è poco ma sicuro. Sono lusingata, grazie mille. Non devi essere imbarazzata, te lo meriti. E ora diamo un'occhiata a questi prigionieri. Levi Zoa è stato assassinato più di 7 mesi fa. Per quale motivo solo ora i prigionieri sono stati trasferiti a Raycan? La data dell'esecuzione è già stata fissata? La sentenza non è ancora stata emessa ufficialmente. Ci sono state delle complicazioni di carattere burocratico. I prigionieri sono stati trattenuti per tutto questo tempo nelle prigioni di Mistia. Ma con il malcontento del popolo e il conseguente aumento della criminalità, le prigioni si sono riempite e siamo stati costretti a trasferire i prigionieri a Raycan. A cosa sono dovuti questi ritardi burocratici, se posso chiedere? Il fatto che manchino ancora delle prove schiaccianti della loro colpevolezza, per esempio. Abbiamo la testimonianza del principe Ladenis, ma questo non basta. Inoltre, gli scienziati di Mistia avevano bisogno della ragazza. La ragazza? Lei è la principale fonte di Orialcon dell'impero. Dopo mesi di studi sono riusciti a replicare il suo sangue, la fonte di energia, e solo dopo l'hanno consegnata alle Vanguards. Per quanto riguarda la condanna, sicuramente la sentenza verrà emessa entro un mese, non più tardi.
Questo è l'ultimo vagone passeggeri. Il prossimo è quello dei prigionieri. Sto arrivando, ragazzi. Senti, puoi sentirmi? Ih, c'è anche Grant. Forte e chiaro. Sono in posizione e sono pronto a recuperare i prigionieri. Elbert sta salendo sul treno. Farà un po' di baccano. Non avevo dubbi. Tieniti pronto, a breve sarà tutto finito. E noi salviamo anche per sicurezza. Qui non c'è niente, ok. Fermo! Sheridan, lei è in arresto. Si inginocchi e mette le mani dietro la testa. Non fare troppo male, Albert. Non te lo posso assicurare, ma di certo non gli ucciderò. Ehi, con chi stai parlando? Cosa? Sorpresa! Che ha un GR Helmet? Che cavolo ha? Vabbè, attacca. Che abilità? Riparare, ristora una parte di HP. Gatling, infligge danno nero, overclock causa status perdita e alacrità. Laser, infligge danno. Fuoco, ignora resistenza nemica. Ah, quindi lei usa il robot per attaccare, non attacca lei direttamente. Eh sì, lei comanda il robot e basta. Figata. Dai, e uno è fuori. Usiamo un'abilità, non so, Gatling. Yes. Vai, vai, vai. Fuori due. Sbaglio o hai detto che non li avresti uccisi? Non sono morti, sono solo svenuti. Ti ricordo che indossano quelle maledette Oritech Armor che li proteggono praticamente da qualsiasi cosa. E comunque vi ho salvato le chiappe un'altra volta, ragazzi. Ce l'avremmo fatta anche da soli, mia cara. Sì, sì, dicono tutti così. Ora diamoci la mossa. Nel vagone successivo avremo a che fare con più di semplici Vanguard. Elvet possiede l'abilità passiva alchimia. Grazie a questa abilità è in grado di usare il combattimento gli oggetti alchemici caratterizzati dall'icona. Quella lì. Oltre a questo vantaggio, l'abilità alchimia permette di utilizzare gli oggetti senza che la barra dominio si scarichi. Figata. Diamo un'occhiatina veloce veloce al nostro prossimo, al nostro nuovo personaggio Elvet. Exceed Arsenal Protocol. Infligge danno in base a forza, resistenza, spirito e destrezza. Sembra potente. Alchimia, abbiamo visto. Cyber Robe. O qualcosa di meglio? Sì, già questo è più più 108. Ho visto un... c'è un 120. Corazza Golem. Ma che se... cioè, tanto le botte le prende il robottone, quindi avrebbe senso che avesse equipaggiamenti suoi. Vabbè. Cioè, perché si equipaggia lei se le botte le prende il robottone? O le botte le prende lei e il robottone attacca? Boh, non lo so. No. Cosa? Rush? Cheloni Alpha. Possiamo potenziarla in altri modi? C'è Rush Alpha se vuoi. No. Tu non puoi. Però farei una roba di questo tipo. Una roba tattica. Cheloni Alpha la do a te. E tu ti prendi Colonia base. Dov'è Colonia base? Eccolo qua. Boh. Adesso abbiamo. Abbiamo un po' più di difesa tutti. Poi vediamo la sua arma. Potenza armi, PG ospiti. Ah, attacco elementale bonus forza. Quindi. E io faccio così. No, prendi folgore. Ma sì. Allora, proviamo a... no, non possiamo andare di qua. Ovviamente è bloccata la segnatura digitale. C'è la scheda d'accesso, esatto. Cerchiamo una via alternativa. Rompi la finestra e vai fuori, no. Torniamo indietro. Da fuori. Forse adesso le Vanguard di qua se ne sono andate.
E non si può saltare giù da qui. No, anche perché non avrebbe senso, non ci sono porte da... Vai. Ecco ne altre. Oh, c'è anche Valiant. Set. Valiant. 7 mesi. Sono 7 mesi che non ti fai vedere. Per quale motivo sei su questo treno? Voglio liberare delle persone innocenti. Perché, Seth? Perché hai ucciso Levi Zoa? A quest'ora saresti stato tu la nuova Magna Vanguard. Io sono innocente, ma tu non mi crederai. Nessuno mi crederà mai. Ora però ho deciso. Combatterò per me stesso, per quello che ritengo giusto. Non mi batterò più per un impero corrotto comandato da un sovrano come l'Ademis Levi Zoa. Tu, come osi? Sarai condannato per il tuo crimine. Almeno avrai la fortuna di rivedere i tuoi amici. Passerai i tuoi ultimi giorni con loro in prigione. Perché c'è un boss adesso che ho il dominio all'uno e fa schifo? Ah, yeah, guarda quanto si è spompato il nostro amico qua. C'è una sola cosa da fare in questo momento. Impeto! Diamo una sbirciata. Ehi, non ho neanche scelto il bersaglio. Cosa fa? Li analizza tutti? O li analizza uno a casaccio? Ok, tipo umanoide. Ah no, li sbircia tutti. Fantastico. 17.000 HP. Tipo umano. E l'ultima stessa cosa. Ok, va bene, ho capito. Si può saltare sta roba? No, devo sorbirmela tutta, va bene. Falciata. Aia. Calma, ehi, ragazzi. Helvet, tira un quarzo nativo a Ferion. E Ferion fa la stessa cosa su Helvet. Attacca quello in basso. Fett, stessa roba, attacca quello in basso. Aia. Aia, va bene, ma finché attacca 7 che ha un sacco di PS, va bene così. Helvet attacca. Cioè Ferion attacca, scusa. Helvet invece. Fai difenditi. Ok, 2 attacki e sempre in exit. Così vediamo anche l'exit nuovo. Tu attacchi. Ferion defense. Ok. Chi abbiamo? Aspetta un attimo. Ok. Bene. Folgore incrociata, proviamo. My soul rages within me. You're mine. I won't hold back. Get ready. 3? Quante volte colpisce? 4. Bestia. Però ha ancora un bel po' di vita. Va bene, va bene. Aigone, parassiti, caos. Proviamo a andare in rigenerazione. Se siamo bravi. Vediamo, riparare, Gatling, Overlock, Laser. Proviamo questo. Toglie. Aia. Dai. Dobbiamo alzare la barra dominio. Cerchiamo di recuperare un po' i PS. Anche se andiamo in exit zoo. Non va ben così. Almeno recuperiamo un po' di PS adesso. No, no. Set volendo potrebbe caricarsi ancora, volendo. Perdita e alacrità. Beh, ma non mi conviene perdere PS. E che tanto siamo in HP su, quindi in realtà non li perde. Finché teniamo la barra sopra l'1. Fammi vedere un attimo quanta vita che mi sono dimenticato. So che ha 17.000, ma voglio vedere quanta ne ha adesso.
7.000, ok. Overlock. Ok. Se lui scende e sale di quei PS praticamente. Per almeno fare turni veloci. Se noi attacchiamo tranquillamente. E lei magari gli spara un altro laser. Che visto che toglie tanto. Boom. Squarcio di ira, dai. Vediamo se, se va. Sei. Boom. Falciata. Non importa. Ce lo recuperiamo pian piano. Vai, il 7 ti toglie più di 1000. E un altro laser. Dai, non mancherà tanto. Battuto. These skills, it's all talent. Questo non basterà, Seth. Sono molto più forte di prima. Aia. E i nostri amici? Ma, signore! Maledizione, mi sono lasciato condizionare dai sentimenti. I trattamenti di Hogarth non stanno dando buoni frutti. Come facciamo con Sheridan? Non è morto, ne sono certo. È un osso duro, lo è sempre stato. Ora devo parlare con Hogarth. Le iniezioni mi stanno facendo perdere lucidità. E questo non va affatto bene. L'importante è che i prigionieri siano sicuri. Sono certo che Sheridan si farà vivo di nuovo. Eccolo, è lì. Presto, Grant, avvicinati. Maledizione, è ridotto proprio male. La ferita è profonda. Dobbiamo portarlo immediatamente alla base. Presto, cosa stiamo aspettando? Un'altra musichetta di Xenoblade questa. Ehi, il principe azzurro si sta svegliando finalmente. Buongiorno, dormiglione. Cosa è successo? Ricordi nulla del nostro viaggio in treno? Più o meno, quanto ho dormito? Senza considerare il viaggio di ritorno verso la base, hai dormito circa 20 ore. Mister Steroidi, te la suonate di santa ragione. Mister Steroidi. Valiant, da quando si è sottoposto agli esperimenti di Hogarth è diventato mostruosamente forte. Le ferite che ti ha inferto erano decisamente preoccupanti, ma nulla di letale. Me ne sono occupato io personalmente. Grazie, Grant. E la missione? I prigionieri? L'importante è che tu sia vivo, Seth. No, non è questo che conta. Rudra, Nadia e Galian sono innocenti. Anche io lo sono, ma almeno io sono libero. I prigionieri saranno ormai arrivati a destinazione. Irrompere a Borgo e farli evadere è una pazzia, questo lo sai bene. Sì, lo so, è un piano folle. Penserò a qualcosa. Beh, ci penseremo. Ora vado. Vado a controllare come sta il dottore. Tengo anch'io. Dammi solo il tempo di riprendermi. Ok. Beh, allora andiamo nella stanza di mamma a sud. Che nessuno sa dov'è. Sa solo lei dov'è sta stanza di mamma. Vorrei salvare. Ah, c'è un save point proprio qua. Ah, abbiamo tutti... Abbiamo la squadra al completo. Ma ci fermiamo anche qua. E la prossima volta su Taia andremo a vedere, andremo a esplorare questo posto. E andremo su sta stanza di mamma. Ci vediamo la prossima volta.